Ragazzi, benvenuti in questa nuova recensione. Scusatemi, ma c'è un caldo da morire qui. Mamma mia, l'estate è arrivata. Per chi se l'è dimenticato, io lo ricordo. Io sono qua in Sicilia e il caldo qua si muore. Quindi, perdonami se sudo come un porco durante il mio riassunto della seconda puntata di Sweet Tot. Alcuni miei iscritti ho letto che l'hanno già vista, che l'ha finito. Io, ragazzi, vado a rilento. Per le cose che sto facendo, vedrete dei cambiamenti prossima settimana nel mio setup di ripresa. Quindi vedrete piano piano dei cambiamenti. E parliamo di questa seconda puntata di Sweet Tot. Praticamente da qui vediamo. Praticamente abbiamo. Il bambino inizia il viaggio insieme all'omaccione. Quindi stanno insieme. Lui non è che. Cioè, non lo so, lo vedo molto combattuto, cioè da una parte tipo questo vorrebbe, ci fa piacere, da una parte non gli fa piacere, non si sa bene che cazzo, forse ha paura che si potrebbe affezionare, gli potrebbe accadere qualcosa al bambino e sentirsi in colpa. Incontrano questa altra, nel loro viaggio incontrano questa altra famiglia, cioè loro entrano dentro questo negozio di roba invernale, tipo uno chalet, e si incontrano questa altra famiglia. Tranquilla, abbiamo la madre, il padre, questo altro ragazzo, bambino nato proprio nel periodo dove nascono questi bambini ibridi. Però lui è nato essere umano, cioè nessun parte animale. Poi dall'altra parte vediamo quest'uomo che sta studiando una cura insieme a quest'altra scienziata. Sua moglie è affetta proprio da questa malattia. Non ho capito se è immortale o si trasforma in qualcosa. Ragazzi, spiegami un po' perché non ho capito. Cioè, muori, cosa ti succede dopo che. Non l'ho capito io. Sarò stato io, forse distratto. Fatemi sapere. E vediamo che no. Sono delle cure non. Che cura completamente. Cioè, dopo un periodo di tempo ti devi prendere un altro. Dose per contenere il tutto e vuole trovare, diciamo, una cura definitiva. Dall'altra parte abbiamo l'omaccione e pensa di lasciare il bambino a questa famiglia. La famiglia un po' li vedo un po' così così. Il bambino si sta affezionando all'altro, c'è cioè Gus, il protagonista, si gioca con l'altro bambino, ci si trova. Allora erano un po' preoccupati di essere infettati, si mettevano con la mascherina. Avrei detto no, tranquilla, a me non è venuto niente, tranquillo. Quindi non è vero forse sta cosa che è infettano, che è ibrido. Vediamo questa squadra che ha seguito proprio l'omaccione e il bambino ibrido, che sono dei cacciatori. Questi cacciatori vengono smembrati, peccato che forse il telefilm, siccome è anche per ragazzi, non può andare alla violenza, quindi vedo, non vedo, questa cosa non è che l'abbiamo molto apprezzata, ma vabbè, lasciamo gusti miei. Quindi la famiglia dice no, non possiamo rischiare così, non vi seccate, dovete andare via, mi dispiace, dice. Quindi loro, l'omaccione e il bambino, ricominciano il loro viaggio. L'omaccione sono andato a scappare praticamente di notte, ma poi sono stati attaccati e ha dovuto cambiare per forza. Anche lui, veniamo a scoprire che anche lui faceva queste cose e completamente ora cambiato, diventato un altro uomo completamente. E vediamo che ci sono nuovi pericoli, cioè viene seguito da altre persone un po' più pericolose, sembra. C'è questo qui con questa maschera a teschio. Figa, tutti vestiti veramente tipo con pellicce, animali, forse le loro cacce, i loro come trofei se le sono tenuti, ecco. E vediamo dall'altra parte questa donna che abbiamo visto durante l'episodio, ma non è che ne volevo parlare tanto, perché vediamo questa Amy che vive in questo zoo, isolata da tutto, finché non gli lasciano un bambino mezzo maiale, nato veramente da poco, cioè neonato. E qui si conclude l'episodio 2. Sperando che vi sia piaciuto, lasciate un mi piace, lasciate un commento, fatemi sapere un po' la vostra, io vi ringrazio come sempre e Katia alla regia, mi raccomando, guarisci presto, che abbiamo bisogno di te. Io vi saluto e vi ringrazio. Alla prossima, ragazzi.